certe volte è meglio fare un colpo piccolo, ma sicuro, che non un colpo grosso che è difficile, viene difficile da gestire. Parola dell'ex bandito, ora scrittore e pittore, Luciano Lutring, protagonista delle pagine di Cronaca Nera negli anni 60. Arrestato in Francia, condannato a 12 anni e poi graziato da due presidenti, il francese Pompidou e l'italiano Leone. Il solista del Mitra, così è stato chiamato, ha le idee chiare sulla rapina da Far West andata in scena lunedì mattina sulla A9 fra Saronno e Turate. Questo qui è un colpo, uno dei tanti, azzardosi, un sacco di confusione, attirano nell'opinione pubblica un senso di paura, però per me non è un colpo perfetto, c'è qualche cosa che sgricciola e prima o poi ne sentiremo delle novità. Il passo falso, secondo Lutring, è dietro l'angolo. Uno dei banditi infatti potrebbe presto tradirsi, magari per foga di spendere la sua parte di bottino, senza contare gli errori commessi sulla scena del crimine, come l'arma abbandonata ritrovata dagli inquirenti, i mozziconi gettata a terra da uno dei complici, quello che stazionava all'uscita di Turate. Dureranno poco, se fanno il DNA e li beccano uno tira l'altro come le ciliegie, sai. Decisive in queste ore le indagini della polizia, che continua a setacciare la zona e a vagliare minuziosamente ogni dettaglio. Se la polizia adesso dovesse mettere una taglia, 100.000 euro a chi aiuta a prendere questi individui, si presentano in questura facendo la fila. Impossibile infine non chiedere a Lutring come mai oggi, 2013, i rapinatori siano in grado di suscitare tanta ammirazione, come dimostrano i commenti pubblicati in questi giorni sui social network. Oggi come oggi, soprattutto perché c'è in giro troppa disoccupazione, allora sai, vedendo questi qui, tu hai sentito quello lì sì che è un furbo, sai, e viene ammirato sia dalle donne di qui, di là, di là, sai, è tutto una trottola che gira.